diamo inizio, intanto benvenuti a tutti, diamo inizio alla cattedra di San Giusto con lo stacco musicale che tradizionalmente, eccoci, grazie, adesso sentiamo la spiegazione. Anche quest'anno, come avvenuto sin dalla prima edizione, gli incontri quaresimali della Cattedra di San Giusto propongono durante la serata alcuni brevi interventi di carattere musicale inerenti alle tematiche affrontate, come sempre a cura della Cappella Civica. Il tema centrale di questa edizione, che è sostanzialmente quello della fede cristiana serbata e trasmessa dall'istituzione della Chiesa, è particolarmente fecondo in quanto innerva con le sue molteplici diramazioni l'intera storia della cultura e dell'arte occidentale. I due momenti musicali di questa sera saranno entrambi dedicati a composizioni organistiche, ma si collegano fortemente ai due principali repertori di canto sacro e liturgico della storia della musica sacra in ambito cristiano, quello gregoriano e quello del corale protestante luterano. La musica organistica, infatti, sin dalle sue origini, ha sviluppato intere parti del suo repertorio dedicate alla rielaborazione strumentale del repertorio vocale liturgico, sia di quello affidato a solisti o piccoli gruppi vocali scelti, come accadeva per il canto gregoriano, quanto di quello destinato all'intera comunità dei fedeli, come nel caso del corale protestante. Questi brani strumentali potevano, a seconda delle situazioni, introdurre il canto o alternarsi con esso, amplificandone sia il contenuto testuale quanto la fascinazione estetica ed emotiva. In entrambe le composizioni presentate questa sera, il tema «Credo la Chiesa una e santa» si rivela esplicitamente, e il fatto che esse facciano in qualche modo riferimento a due diverse confessioni cristiane diventa ipso facto un auspicio della loro unità all'interno della fede nell'unico Dio. Il primo brano che ascolteremo questa sera si deve a Bach, uno dei più grandi compositori di tutti i tempi e maestro sommo nell'ambito della musica sacra ed organistica. Nato nel 1685 e morto nel 1750, ha dedicato al re degli strumenti numerosissime pagine di alto valore, tra le quali molte sono le rielaborazioni di corali. A questa categoria appartiene la poderosa raccolta nota come Dritter Teil der Klavierumburg, cioè, secondo una tradizione letterale, terza parte degli esercizi per tastiera. Tale raccolta, conosciuta anche con i nomi non propriamente esatti di corali del dogma e di messa d'organo luterana, comprende 21 corali basati sui temi della messa luterana e del catechismo, seguiti da 4 duetti, preceduti da un maestoso preludio e conclusi da un'altrettanto grandiosa fuga. Da questo monumento musicale e teologico è tratto il corale che verrà eseguito questa sera, Wir glauben an den einen Gott, cioè noi tutti crediamo in un unico Dio, titolo che richiama subito esplicitamente il tema dell'universalità e dell'unità della fede. Tale concetto viene espresso musicalmente in un brano complesso e trascinante, in forma di fuga, dal carattere fortemente marcato e muscolare, che dipinge in modo magistrale la inamovibile solidità della fede e la forza morale e spirituale che essa conferisce all'animo del credente. Interpreterà questa pagina il nuovo organista della Cappella Civica di Trieste, di fresca nomina, il maestro Riccardo Cossi. Thank you.
cari fratelli, care sorelle, abbiamo con noi stasera il Cardinale Robert Sarà, che è prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. E io lo ringrazio veramente tanto per aver trovato un po' di tempo a dedicare alla Chiesa di Trieste. È veramente una grazia averlo qui con noi. Lui, possiamo dire che l'itinerario ministeriale di Sua Eminenza è proprio dal cuore dell'Africa al cuore della Chiesa a Roma, e diventa prete nel 1969, viene consacrato vescovo 10 anni dopo, è il vescovo più giovane del mondo. Poi nel 2001, quando vengo ordinato vescovo io, San Giovanni Paolo II lo chiama a Roma, io lo ricordo bene, come segretario della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Poi Papa Benedetto lo nomina presidente del Pontificio Consiglio Corunum nel 2010. E io ero già a Trieste e dopo alcuni anni, pare due anni dopo, mi pare, si organizza qui a Trieste un convegno molto interessante, importante, sul motto proprio di Benedetto XVI, riguardante proprio l'attività caritativa all'interno della Chiesa. Sono disponibili anche alcuni volumetti che raccolgono gli atti di quel significativo incontro che si è tenuto qui a Trieste. E poi nel 2014, quindi 3 anni fa, Sua Santità il Papa Francesco lo nomina, come dicevo, prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Io l'ho chiamato qua perché, pur avendolo conosciuto in diverse circostanze, ho letto un suo libro che mi ha profondamente, profondamente colpito. Il libro è, e ve lo consiglio, soprattutto un libro da leggere durante il periodo quaresimale. Si porta questo titolo, Dio o niente. E questo titolo riassume la grande questione, direi, del cristianesimo al giorno d'oggi e che ci deve fortemente interpellare. Poi ha scritto anche un altro libro, però Cantagalli non è ancora riuscito a pubblicarlo, uscirà in italiano nel mese di aprile, quindi prossimo mese, e porta questo titolo, La force du silence, lo sto leggendo in francese, e lo utilizzo al mattino come testo per la meditazione spirituale. E quando uscirà ve lo consiglio veramente di cuore. Intanto vedo che ci sono le suore paoline là in fondo. Se spendete un soldo sarà speso benissimo e non vi pentirete mai. Stasera a Sua Eminenza ci parlerà nel contesto del tema generale della Cattedra di San Giusto di quest'anno, che è Credo la Chiesa, articolo fondamentale della nostra professione di fede. Ci parlerà Credo la Chiesa una e santa, e ci aiuterà a riflettere proprio su queste due note della Chiesa, che la Chiesa è una e che la Chiesa è santa. Grazie di cuore, Eminenza. Eccellenza, cari fratelli e sorelle, il tema che mi è stato assegnato per questa meditazione è Credo la Chiesa una e santa.
questo tema si rivolge all'ambito ecclesiologico, portando l'attenzione in particolare su due aspetti essenziali della Santa Chiesa, quali la sua intrinseca unità e la sua incorruttibile santità. Prima di addentrarci a riflettere su tali dottrine, desidero mettere in evidenza la loro cornice e anche il loro fondamento, che sono dati dalla fede. Che la Chiesa è una e santa è oggetto della fede cattolica. Il primo vocabolo del titolo della presente meditazione è la parola credo. Sappiamo che il simbolo della fede niceno-costantinopolitano, frutto dei primi due concili ecumenici, che recitiamo nelle solennità liturgiche durante la celebrazione eucaristica, inizia proprio con il verbo credere. Nel testo greco originale del concilio di Nicea I e poi di Costantinopolitano I, i padri conciliari utilizzarono il plural, cioè noi crediamo. La versione liturgica ha adottato il singolare, credo in un solo Dio, con quel segue. Queste due espressioni, crediamo e credo, non si oppongono, anzi, si integrano a vicenda, esprimono due importanti aspetti della fede cattolica. Non c'è o l'io credo, neppure il noi crediamo. Non c'è opposizione tra la dimensione personale e quella comunitaria della fede. Per questo il Catechismo della Chiesa Cattolica intitola la sua prima sessione esattamente così. Io credo, noi crediamo. E nel capitolo terzo di tale sessione, intitolato La risposta dell'uomo a Dio, il Catechismo dedica diverse pagine a spiegare la relazione all'interno dell'atto di fede tra l'aspetto personale e quello ecclesiale. Rimandandovi alla rilettura personale di quelle pagine del Catechismo, strumento imprescindibile per la formazione cattolica, qui mi limito a ricordare che l'atto di fede si inserisce sempre nella Chiesa e non può mai essere individualistico. Noi crediamo in Dio. Ognuno di noi crede personalmente e non può delegare ad altri l'atto di fede. Dall'altro canto, noi crediamo la fede della Chiesa, come diciamo nel rito del battesimo. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla. Come si vede, il rito battesimale non oppone la nostra fede a quella della Chiesa. Si tratta dell'unica fede, della stessa fede. E infatti, chiunque crede lo fa
per la mediazione molto concreta e visibile della Chiesa, che custodisce e trasmette la fede. Ciò che noi crediamo proviene dagli Apostoli, questo è certo, ma in concreto chi ce l'ha insegnato? Innanzitutto la mamma o il papà, i nonni, il parroco, i catechisti e così via. La fede, la mia fede è la fede che mi è stata offerta dalla Chiesa, la quale, con l'aiuto dello Spirito Santo, la custodisce e trasmanda perfettamente intatta per tutti i secoli. Con queste prime riflessioni siamo di fatto già entrati in ambito ecclesiologico, a partire dal tema del credere, dal tema della fede. Ma c'è un secondo aspetto previo cui desidero fare cenno, sempre collegato con la parola credo, anzi, più precisamente con le prime parole credo la Chiesa. Nel dirle, noi cattolici affermiamo che la Chiesa è un mistero della fede. Se la Chiesa fosse una realtà puramente umana, appartenente al mero ordine naturale e sociale, non potremmo dire credo la Chiesa. Dovremmo limitarci ad espressioni di tenore più modesto, come per esempio constato che la Chiesa esiste o vedo che la Chiesa compie certe opere. In altre parole, saremmo nel campo puramente fenomenico e non nel mondo soprannaturale dei misteri rivelati, i quali sono conosciuti, anzi riconosciuti, solo dalla fede che si basa sull'autorità di Dio che rivela, e non sono oggetto di mira osservazione né rappresentano la conclusione cui giunge mediante ragionamenti il nostro intelletto. È indubitabile che la Chiesa possegga anche una componente umana e visibile, che in passato veniva comunemente indicata con la parola società. Ma è altrettanto indubitabile che l'essenza della Chiesa non si limita ai soli aspetti visibili, perché anzi, ancora più importanti sono gli aspetti invisibili. Il fatto, ad esempio, che la Chiesa è sposa di Cristo o che è il suo corpo mistico. Insomma, la Chiesa cattolica è di certo anche un corpo sociale, osservabile per via storiografica, fenomenologica e sociologica, ma essa è prima di tutto un mistero della fede soprannaturale. Non a caso che il primo capitolo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, è intitolato proprio così: il mistero della Chiesa. La Chiesa è mistero perché proviene dal mistero della Santissima Trinità, popolo radunato dall'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, come diceva l'africano San Cipriano di Carthagine. Ed è mistero perché
il suo fondatore non è Pietro, un uomo, bensì Gesù Cristo, l'uomo Dio. Gesù ha fondato la Chiesa sugli Apostoli, in particolare sulla roccia, su Pietro. Ma il fondatore è Lui, Cristo. La Chiesa dunque non appartiene a Pietro. Pietro è solo la roccia sulla quale Gesù edificherà la sua Chiesa. La Chiesa è di Cristo. Per questo crediamo la Chiesa, prolungamento del mistero di Cristo, vero Dio, vero uomo. Questa osservazione sul carattere misterico della Chiesa è importante, perché non manca oggi una tendenza che vede nella Chiesa una sorta di aggregazione umana. Se vogliamo usare la nota descrizione del Papa Francesco, una ONG, una organizzazione non governativa. Coloro che intendono la Chiesa in questa prospettiva orizzontalistica non possono capire le dinamiche nascoste della grazia che fluisce invisibilmente, ma realmente, molto realmente e concretamente dal capo, che è Cristo, alle membra del suo corpo mistico. Costoro invece vedono che la Chiesa, un'associazione benefica, impegnatissima nel risolvere i problemi sociali della fame, della giustizia e della pace, una potenza diplomatica, un agente politico e magari anche un attore di un certo peso in ambito di finanza internazionale. La componente istituzionale della Chiesa, che ha di certo il suo valore, non esaurisce l'intera essenza della Chiesa. Sebbene i Vescovi e il Papa abbiano anche un certo peso politico e diplomatico, sarebbe estremamente riduttivo, anzi sbagliato, considerarli principalmente da questo punto di vista, quasi che essi fossero dei leader mondani che parlano e agiscono in accordo a una logica, quando non addirittura ad una ideologia e a una agenda umana. Vorrei qui condividere l'avvertimento e l'ammonizione che faceva in modo privato l'imam Yahya Pallavicini, presidente del Coreis, professore all'Università Cattolica e uno dei più rappresentanti dell'Islam. Così diceva: la Chiesa, nel suo attuale slancio verso i valori della giustizia, dei diritti sociali e di lotta politica per sradicare la povertà, si dimentica la sua anima contemplativa, fallisce la sua missione e verrà abbandonata dai suoi fedeli perché non verrà riconosciuta in essa il suo specifico. Il Concilio Vaticano II si è ricordato che i Vescovi sono successori degli Apostoli, araldi del Vangelo, ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Compito della Chiesa, in particolare delle sue guide spirituali, non è dunque quello di
formulare un progetto o dettare una linea, né di ispirare determinate azioni sociali e politiche. Questa visione pecca per difetto. La Chiesa, al contrario, deve, come ricordavo all'inizio, custodire e trasmettere integro il deposito della fede, come dice San Paolo a Timoteo. Prendi come modello le sane parole che hai udito da me, con la fede e la carità che sono in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito con l'aiuto dello Spirito Santo che abita in noi. La Chiesa deve celebrare i sacramenti per la gloria di Dio e la santificazione delle anime e guidare gli uomini alla vita eterna, insegnandoli e aiutandoli a osservare i comandamenti del Signore. Sono questi i compiti che Cristo risorto diede infatti agli Apostoli. Mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Matteo 28, 19 e seguenti. E per svolgere questi compiti, e non altri inventati da noi e ritenuti più graditi alla mentalità secolare, che Cristo conclude assicurando alla Chiesa il suo costante aiuto. Ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Cristo è con la Chiesa. Opera insieme a noi. Quando noi rimaniamo fedeli all'idolo della Chiesa e alla sua missione. Tutto ciò sottolinea il primato della grazia divina. Se la Chiesa è ciò che è, essa lo deve innanzitutto al dono gratuito e soprannaturale di Dio. Certo, questo dono diventa subito e sempre anche un compito a noi affidato, ma ciò avviene sempre dopo. La grazia, innanzitutto, preveniente. La Chiesa nasce per un'iniziativa gratuita di Dio, non per nostro merito. La grazia poi accompagna. Se noi rispondiamo positivamente alla vocazione ecclesiale, lo facciamo liberamente, certo, ma sempre e solo sotto l'influsso della grazia. Infine, la grazia porta a compimento, porta alla fine ultimo, cioè alla salvezza eterna, questo nostro sforzo di cooperare con Dio in quanto suo popolo eletto. È proprio questo mistero della grazia che spiega anche le caratteristiche di cui Cristo ha voluto adornare la sua mistica sposa. Di solito, in molte culture che posseggono simile tradizione, il corredo
e la dote della sposa vengono approntati dai suoi genitori. In altre culture il corredo e la dote sono provveduti dal futuro sposo. Nel nostro caso invece, siccome Cristo è sia sposo sia fondatore, cioè creatore della Chiesa, egli stesso ha provveduto la dote e il corredo mistico della sua amata sposa. Nel fondare la Chiesa, Cristo Signore l'ha dotata di una grande quantità di doni e di caratteristiche che sono necessari allo svolgimento della missione apostolica in vista della salvezza delle anime, la quale, come ricorda nella sua conclusione il codice di diritto canonico, rimane la legge suprema della Chiesa. Orbene, nel ricco corredo, nell'ampia dote che Cristo ha preparato per la Chiesa, troviamo anche quattro caratteristiche di grande rilievo, al punto da essere messe in evidenza nel già menzionato simbolo della fede niceno-costantinopolitano. I teologi le chiamano notte o proprietà della Chiesa, e questo perché manifestano la Chiesa cattolica, distinguendola da altre realtà. In questo senso si chiamano notte perché la rendono nota, conosciuta. Inoltre si chiamano proprietà perché sono elementi essenziali della natura della Chiesa, ragione per cui dove c'è la vera Chiesa ci sono sempre anche queste proprietà. Il simbolo della fede ne enumera quattro: una, santa, cattolica e apostolica. È da ricordare tuttavia che vi sono numerose altre note individuate dai teologi. Ad esempio, i grandi teologi controriformisti Johannes Eck, Stanislao Ossio e San Roberto Bellarmino, dottore della Chiesa, enumeravano nei loro trattati una quindicina di note ecclesiologiche, al punto tale che si sviluppò nella teologia dell'epoca persino una via notarum, cioè un modo di constatare la visione protestante, contestare la visione protestante sulla Chiesa proprio attraverso lo studio e l'illustrazione delle note proprie alla vera Chiesa di Cristo. Ma lasciamo da parte queste pur interessanti informazioni e torniamo a dedicarci ad una riflessione teologica di carattere più meditativo e sapienziale, come abbiamo fatto sin qui. Vorrei innanzitutto osservare che le quattro note principali della Chiesa sono tra loro chiaramente distinte, eppure vanno sempre insieme, perché sono in relazione di unità organica, come le membra di un organismo. Possiamo certo distinguere il braccio dalla gamba, ma l'organismo sano e integro li possiede sempre entrambi. Così è delle proprietà della Chiesa.
Ad esempio, la nota della santità e dell'unità di cui qui ci interessiamo in particolare sono distinte, ma non sono separabili. A livello esemplificativo possiamo notare che non ci può essere un cristiano che viva volontariamente nel peccato mortale, ossia che non sia santo, e pretende tuttavia di essere pienamente inserito nell'unità soprannaturale della Santa Chiesa. Chi pecca gravemente si separa da Dio e da Cristo, e per questo, sebbene non a livello formale e canonico non è scomunicato, si separa la Chiesa a livello soprannaturale. Perciò il Concilio Vaticano II ha ricordato che con il sacramento della penitenza il peccatore perdonato ritorna in comunione, cioè in unità soprannaturale, sia con Dio sia con la comunità ecclesiale dai quali si era allontanato per la sua ribellione. L'unità delle note ecclesiologiche, come si intuisce, andrebbe tenuta presente, pertanto anche quando si affrontano temi legati alla missione dei fedeli, alla ricezione dei sacramenti. Una seconda osservazione generale sulle note della Chiesa consiste nel riprendere quanto prima ho solo accennato. Ogni proprietà ecclesiologica è sempre sia un dono divino sia compito a noi affidato. Che la Chiesa sia una è merito e dono di Cristo, non nostro. Questa unità costitutiva rappresenta però anche un appello alla nostra responsabilità nell'impedire la divisione tra noi, soprattutto divisioni dottrinali, morali, liturgiche, disciplinari, divisioni nella fede, nella carità. Analogamente, la santità della Chiesa è dono di Cristo, ma si capisce che anche noi siamo chiamati ad impegnarci nella nostra santificazione, perché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, dice San Paolo alla lettera ai Tessalonicensi, e così via. Il Catechismo si esprime al riguardo con queste parole: è Cristo che, per mezzo dello Spirito Santo, concede alla sua Chiesa di essere una santa, cattolica e apostolica, ed è ancora Lui che la chiama a realizzare ciascuna di queste caratteristiche. Numero 811 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Possiamo ora meditare sulle due prime parole, prime note menzionate dal simbolo della fede: la Chiesa è una e santa. La radice e la ragione dell'unità della Chiesa è innanzitutto la Santissima Trinità. Che stupendo mistero! Vi è un solo Padre dell'universo, un solo Logos dell'universo e anche un solo Spirito Santo, ovunque identico.
vi è anche una sola Vergine, divenuta madre, e io amo chiamarla Chiesa, scriveva San Clemente d'Alessandria. Il decreto sull'ecumenismo del Concilio Vaticano II, Unitatis Redentrix Gratio, al numero 2, insegna: il supremo modello e principio di questo mistero della Chiesa è l'unità della Trinità delle persone di un solo Dio Padre e Figlio nello Spirito Santo. Lo stesso testo poi attribuisce allo Spirito Santo un ruolo particolare nella preservazione di questa unità soprannaturale, dicendo: lo Spirito Santo che abita nei credenti e riempie e regge tutta la Chiesa produce quella meravigliosa comunione dei fedeli e tanto intimamente tutti unisce in Cristo da essere il principio dell'unità della Chiesa. Il battesimo, innestandoci in Cristo, si dona all'unità del suo corpo mistico. Noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Oltre agli agenti principali dell'unità, che sono le tre persone divine, alla Chiesa sono stati donati anche agenti umani, in particolare gli apostoli, che sono segno e strumento dell'unità della Chiesa. Qui si nota che l'unità da dono diventa compito, dovere e responsabilità. E nell'unione con gli apostoli e con i loro successori che si manifesta e si preserva il dono della Chiesa una. Ancora il mio conterraneo San Cipriano di Cartagine, verso l'anno 2250, ha scritto queste parole splendide: habere iam non potest Deum Patrem, qui Ecclesiam non habet Matrem. Si potuit evadere quisque extra arcam noe fuit, et qui extra Ecclesiam foris fuerit, evadet. E cioè, non può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa come madre, per madre. Se si fosse potuto salvare qualcuno fuori dell'arca di Noè, si potrebbe salvare qualcuno anche fuori della Chiesa. Vi è una unità costitutiva della Chiesa cattolica. E questa unità è anche salvifica. Chi permane in essa sarà salvato. In base a questo, a questa convinzione, nella sua Epistola 51, inviata a Papa Cornelio, lo stesso San Cipriano scrive: c'è una sola Chiesa cattolica che non potrà essere né spaccata né divisa. Sorprendente questa salda convinzione,
in un'epoca in cui c'erano molte divisioni e scismi tra i cristiani. Ma Cipriano attesta con le sue parole la certezza della nostra fede cattolica nell'unità della Chiesa. Nonostante le tante dolorose divisioni tra i cristiani, non c'è e non può mai esistere la divisione nella Chiesa. I cristiani, sì, si dividono. È accaduto tante volte, purtroppo, nella storia. Ma la Chiesa è una. Ciò che non può essere diviso in se stesso, la Chiesa, può risultare lamentabilmente diviso in noi. Come si intuisce, l'unità della Chiesa è dunque un fatto permanente e inscalfibile. Verrebbe a dire che è un dato trascendente metafisico, nel senso che non è il frutto dello sviluppo storico. Dalla sua nascita al momento del cuore trafitto di Cristo morto sulla croce per la nostra salvezza, l'unità della Chiesa è davvero un dono di Dio tramite lo Spirito Santo. Se l'unità ecclesiale fosse punto di arrivo e non punto di partenza della Chiesa, si dovrebbe pensare che tale unità sarebbe il frutto dell'unione o della federazione di diverse chiese o gruppi cristiani. Questa concessione federativa è però estranea alla dottrina ecclesiologica cattolica, che infatti l'ha respinta in diverse occasioni. La Chiesa è una e unica sin dal suo sorgere e tale rimane per grazia di Cristo nonostante tutto. Essendo chiaramente un dato oggettivo e non una realizzazione storica progressiva, l'unità della Chiesa possiede anche elementi oggettivi e non soltanto soggettivi per essere riconosciuta e vissuta. Gli elementi oggettivi dell'unità sono indicati sinteticamente in un brano degli Atti degli Apostoli. Così dicono gli Atti degli Apostoli. I cristiani erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo i bisogni di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio, e spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia, semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Come si nota, i sentimenti quali la letizia, la gioia
o il senso di timore non bastano a caratterizzare la comunione e la Chiesa. San Luca sottolinea gli elementi oggettivi della comunione e notate bene l'insegnamento apostolico, la dottrina, cioè l'unità di fede. Secondo elemento, la preghiera e particolarmente la liturgia eucaristica, unità di culto. La vita comune con i concreti atti che ne conseguono, cioè la carità, l'unità di carità. Non vive dunque nell'unità comunionale della Chiesa chi desidera farne parte, ma chi è inserito in questi elementi oggettivi di unità. Non è estraneo ai nostri giorni, nell'animo anche di molti cattolici, un certo sentimentalismo ecclesiologico per cui l'unità viene capita come un volersi bene, un camminare insieme, un coltivare dei sentimenti di accoglienza verso gli altri. Certo, volersi bene è importante, ma ancora non basta. Ognuno di noi può fare l'esperienza di provare buoni sentimenti di amicizia e di voler bene ad un amico che pratica un'altra religione o che fosse persino agnostico o ateo. Tali sentimenti, pur lodevoli, di certo non costituirebbero motivo sufficiente per ritenere che che entrambi apparteniamo all'unità della Chiesa. Si vogliono elementi oggettivi, quali il battesimo, la professione, la stessa dottrina di fede, l'obbedienza ai legittimi pastori. Solo in base ad elementi certi, oggettivi e anche esternamente verificabili possiamo dire di fare sviluppare anche in noi questo dono dell'unità. Allora è solo a queste condizioni siamo uno nella Chiesa una. Un altro esempio riguarda il caso già prima accennato di chi commette peccato mortale. Non basterebbe a costui un vago sentimento di volersi convertire in teoria, ma non in pratica. Chi vuole una vera conversione è in reale effettivo e oggettivo ritorno all'unità mistica ecclesiale che si concretizza in un segno esternamente verificabile come il sacramento della confessione. Con questo secondo esempio tocchiamo il tema della santità intimamente connesso a quello dell'unità. Come si è detto, il Concilio Vaticano II insegna che la Chiesa è per fede creduta indefettibilmente santa. Infatti, Cristo, Figlio di Dio, il quale col Padre e lo Spirito Santo è proclamato il solo santo, amò la sua Chiesa come sua sposa
e diede se stesso per essa al fine di santificarla e la congiunse a sé come suo corpo e la riempita del dono dello Spirito Santo per la gloria di Dio. Perciò tutti nella Chiesa, sia che appartengano alla gerarchia, sia che siano retti da essa, sono chiamati alla santità, secondo il detto dell'Apostolo. Certo, la volontà di Dio è questa, che vi santifichiate. L'avverbio indefettibile attrae la nostra attenzione. Significa che questa qualità della Chiesa santa, al pari dell'unità, rimarrà integra sino alla fine dei tempi, ossia fin quando sussisterà la stessa Chiesa. Nella prerogativa della santità si rispecchia la natura di Dio stesso e di Cristo Gesù. Nella Bibbia, santo in senso primario e assoluto è Dio solo. Ricordiamo il canto dei serafini contemplati dal profeta Isaia. Essi eternamente stanno dinanzi al trono di Dio, cantando l'inno trisagio. Isaia descrive in questi termini la visione. Nell'anno in cui morì il re Osia, io vidi il Signore seduto su un trono alto e elevato, i lembi del suo manto riempivano il tempio, sopra di lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'uno l'altro dicendo: Santo, Santo, Santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare della sua voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. Dinanzi alla maestosità di simile visione, il profeta si sente venire meno. In particolare, lo colpisce il contrasto tra la sua piccolezza, il suo stato di misero uomo, e cioè di peccatore, e la santità perfetta dell'Onnipotente. Perciò Isaia prorompe nel grido: «Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito, eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». L'uomo non può accostarsi a cuore leggero e senza stupore e timore al Dio tre volte santo. È anzi necessario che noi stiamo davanti al Signore sempre prostrati in ginocchio e in spirito di adorazione, di sacro e santo timore, nonché di profondissimo rispetto. Per questo Mosè dovette togliersi i sandali prima di
potersi avvicinare al rovetto ardente. Ricordiamo ancora che il Nuovo Testamento usa per la nostra parola santo il termine greco agios, che deriva dal verbo axiomai, cioè rabbrividire. Troviamo quindi una continuità di insegnamento tra Antico e Nuovo Testamento dinanzi alla santità trascendente di Dio. L'uomo deve rabbrividire, deve cioè assumere un contegno rispettoso e adorante, deve lasciarsi bruciare dal rovetto ardente, dal fuoco dell'amore di Dio, e stare silenzioso in contemplazione. Nel Nuovo Testamento si aggiunge però anche un componente di maggior prossimità di Dio all'uomo. Lo vediamo ad esempio nell'istituzione dell'Eucaristia, segno che Dio vuole stare sempre vicino a noi, anzi diventiamo la dimora di Dio, il Tempio del Santissimo Trinità. Per questo un bel libro dall'ora Cardinal Joseph Ratzinger, dedicato a meditazioni eucaristiche, si intitolava in tedesco Gott ist uns nach, Dio ci è vicino. Rimane però che nel Nuovo Testamento la dimensione della santità di Dio, che va rispettata, amata e adorata. Per questo, anche dinanzi alla celebrazione ecclesiale dell'Eucaristia, è importante che all'amore per il Signore, che si offre al Padre per noi e che rimane con noi nell'ostia consacrata, si impronti anche la nostra rispettosa condotta verso il dono eucaristico. La maggior vicinanza della santità di Dio a noi non può comportare una diminuzione del senso adorante e rispettoso. Al contrario, dovrebbe alimentarli. Scriveva a rispetto San Giovanni Paolo II una bella nota nel suo libro, nella sua enciclica Ecclesia di Eucaristia, che leggo: se la logica del convinto ispira la familiarità, la Chiesa non ha mai ceduto alla tentazione di banalizzare questa dimestichezza con il suo sposo, dimenticando che egli è anche il suo Signore e che il convinto resta pur sempre un convinto sacrificale, segnato dal sangue versato sul Golgota. Il convinto eucaristico è davvero convinto sacro, in cui la semplicità dei segni nasconde l'abisso della santità di Dio. Sull'onda di questo elevato senso del mistero si comprende come la fede della Chiesa nel mistero eucaristico si sia espressa nella storia non solo attraverso l'istanza di un interiore atteggiamento di devozione, ma anche attraverso una serie di espressioni esterne volte a evocare e sottolineare la grandezza dell'evento celebrato.
Soprattutto attraverso l'Eucaristia, Cristo, uomo e Dio, partecipa la sua santità alla Chiesa, sua sposa e suo corpo mistico. La santità oggettiva della Chiesa, come la sua unità, è dono di Cristo. Per questo il Nuovo Testamento chiama i fedeli cristiani, ossia i battezzati, o semplicemente i santi, ossia coloro che hanno ricevuto il dono della santità. Qui conviene fare una breve riflessione. Ai nostri giorni si parla tanto di santità, anche se a volte si usano espressioni diverse, come ad esempio testimonianza, martiria o altre parole simili. Questo perché il Concilio Vaticano II ha ricordato che nella Chiesa tutti i battezzati sono chiamati alla santità e non solo alcune classi di fedeli, quali ad esempio i monaci o i ministri ordinati. Chiaramente questo insegnamento è assolutamente veritario. Bisogna però ricordare che la santità del cristiano, al pari della nota ecclesiologica corrispondente, è sia dono che compito, cioè è una santità innanzitutto donata e poi anche vissuta come il nostro con il nostro libero impegno personale. Prima di tutto c'è il dono oggettivo, la grazia della santità dataci già all'inizio della nostra vita cristiana mediante il battesimo. Per questo motivo è necessario ricordare che la santità è sì, certamente, anche una meta da raggiungere con il nostro sforzo. Ma prima di questo, la santità è il punto di partenza. Prima di essere culmen, momento finale e apicale della vita del cristiano, essa è fons, sorgente, da cui scaturisce anche la possibilità per me di essere santo. Siamo santi perché il Signore è santo e ci dona gratuitamente, prima di ogni nostro merito, la santità. Solo in seguito a ciò noi possiamo e dobbiamo mantenerci e crescere nella santità. D'altro conto, è risaputo che simile sforzo è possibile solo con l'aiuto della grazia divina, che precede, accompagna e porta a compimento la nostra libera cooperazione, come già si notava in precedenza. Tutto ciò va detto perché ai nostri giorni, assieme alla corretta sottolineatura del fatto che tutti i battezzati ricevono la vocazione alla santità, è subentrata anche una visione meno corretta che suggerisce che la santità è il risultato della nostra azione. E anche questo, ma non è solo questo, né principalmente. Prima di tutto è la santità di Dio in noi. Di conseguenza, essere santi, più che raggiungere
una santità che alla fine del percorso significa custodire, difendere dagli attacchi del maligno la santità che è già dentro di noi, non che crescere e portare frutto in essa. E così possiamo capire ancora una volta che la morale cristiana non coincide con il volontarismo, con il senso del dovere, con il puro impegno solidale, cose spesso lodevoli, sia chiaro, ma che rimangono su un punto naturale, su un piano naturale. Per noi cristiani la morale parte da Dio, dal suo dono di santità in noi. Ci vuole santi come Lui, nostro Padre Santo, uno splendido e terribile dono al quale il Signore ci invita a corrispondere liberamente. Pertanto, i valori morali non sono luoghi utopici, irraggiungibili in concreto. Ciò potrebbe essere se la santità consistesse nel asintotico procedere verso un fine perfetto, che non fosse però alla nostra portata. In simile prospettiva, i valori morali, anche i comandamenti divini, rimarrebbero una ideale irraggiungibile o delle indicazioni di direzione, degli orientamenti, ma non mette possibile. Invece i comandamenti e i valori possono e devono essere vissuti in concreto, proprio perché viverli non significa tanto raggiungerli, quanto accoglierli, accettarli e custodirli, perché già ci sono stati dati. Il compito è espressione del dono. Ad esempio, si dice oggi che la fedeltà degli sposi e l'indissolubilità del matrimonio sono bellissimi ideali che però in concreto, almeno in certi casi, non è possibile attuare. In realtà è necessario pensare in modo opposto, dato che la fedeltà e l'indissolubilità non sono frutto dell'impegno degli sposi, esse sono già date molto concretamente e realmente all'inizio della vita coniugale mediante il sacramento del matrimonio. Non c'è nulla da raggiungere, è già dato. L'impegno necessario degli sposi consisterà piuttosto nel custodire con amore, con fedeltà e in modo integro tali doni, giorno dopo giorno, senza permettere al maligno e al mondo di portarseli via. La nota della santità della Chiesa, poi, è alla base anche della ben nota dottrina, la comunione dei santi. Nei primi secoli, con la parola santi, usata in questa espressione, si intendevano piuttosto gli uomini santi delle origini, in particolare gli apostoli. Perciò, inizialmente, comunione dei santi indica il legame con i primi uomini scelti da Cristo,
In questo senso, la nota della santità si collega con quella dell'apostolicità. Nel Medioevo, poi con santi, si intendono le cose sante, in particolare i sacramenti. Quindi si mantiene la comunione ecclesiale per la comune partecipazione agli stessi santi segni. I segni santi confermano la Chiesa nella sua santità, così come nel primo significato dell'espressione, la comune dottrina della fede, che ci viene dagli Apostoli, santifica i credenti nella verità. Questi due modi di intendere l'espressione non vanno contrapposti, perché sono entrambi veri. Per rimanere e crescere nella santità, la Chiesa ha bisogno sia della sana dottrina apostolica, sia della grazia oggettivamente prodotta dai sacramenti. Nella dottrina e nei sacramenti ci viene sempre di nuovo ridonata quella santità oggettiva della Chiesa, che partecipa a noi, diventa santità oggettiva dei credenti. Siccome questa santità che ci è data è in se stessa incorruttibile, perché nonostante i nostri peccati, la Chiesa rimane sempre santa. Dobbiamo sforzarci, con l'aiuto di Dio, di non rovinare in noi ciò che non possa essere scalfito in se stesso. Cioè, dobbiamo custodire la nostra santità personale per evitare che la santità oggettiva della Chiesa, la quale non è toccata dalle nostre mancanze, sia sempre messa in dubbio da coloro che, vedendo la nostra pochezza, sono tentati di attribuirla alla Chiesa in quanto tale. Ecco perché Sant'Ambrogio si ammonisce dicendo che quando pecchiamo, non in se stessa è ferita la Chiesa, ma in noi. Ma proprio perché questo continua il grande Vescovo di Milano, facciamo attenzione affinché la nostra caduta non divenga la ferita per la Chiesa. Cari fratelli, a conclusione di questa meditazione, non mi resta che augurare a me e a voi tutti, a questa Chiesa diocesana di Trieste, al suo Vescovo, ai suoi sacerdoti e a tutti i suoi battezzati, che possiamo permanere sempre nell'unità e santità della Chiesa cattolica, questa meravigliosa soprannaturale famiglia di Dio, alla quale il Signore, senza alcun nostro previo merito, ci ha chiamati come membra vive. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria Santissima e di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, di cui tra pochi giorni celebreremo la solennità liturgica, questa grazia,
che il dono oggettivo dell'unità e della santità della Chiesa siano sempre ben custoditi in noi e portino frutti abbondanti che maturino per la vita eterna. Grazie. Veramente ringraziamo di cuore Sua Eminenza Cardinale Lasserra per questa meditazione sul tema Credo la Chiesa una e santa. Domani il testo sarà disponibile nel sito web della diocesi, quindi è un testo piuttosto denso, piuttosto denso, quindi io vi consiglio di riprenderlo in mano, perché da una parte affronta il tema dell'unità della Chiesa una, dall'altra il tema della santità, che possono ben accompagnarvi durante il tempo della Quaresima come stimoli e indicazioni rilevanti dal punto di vista spirituale. E ringraziamo di nuovo Sua Eminenza con un altro applauso, glielo facciamo. Allora, Eminenza, lei è prefetto della Congregazione per il Culto Divino, però lei avrà tante cose là in congregazione, però noi qui a Trieste abbiamo l'unica copia del breviario secondo la consuetudine di Aquileia e di Trieste, e lo conserviamo nell'archivio capitolare, l'unica copia che esiste, perché tutti i libri liturgici di Aquileia sono andati distrutti, e quindi adesso ne faccio dono di una copia foto anastatica, fotostatica, non so cosa. Sa tutto Monsignor Ettore Mannate. Eccoci, Eminenza. Con il nome generico di canto gregoriano si fa riferimento a quel vasto e complesso repertorio di canti sacro-liturgici sviluppatosi a partire dall'VIII secolo dall'incontro del canto romano antico con il canto gallicano nel contesto della rinascita carolingia. Di natura monodica viene ancora oggi riconosciuto dalla Chiesa Cattolica come canto proprio della liturgia romana. Non si tratta infatti semplicemente di una delle tante veste sonore che nel tempo sono state date alla parola divina, ma di una sorta di sintesi dei canti che hanno accompagnato lo sviluppo storico e teologico della stessa fede cristiana nei suoi primi secoli. Per questa sua particolare importanza, il canto gregoriano è stato inesauribile fonte di ispirazione e riferimento di base per tutte le successive forme e stili di canto liturgico e sacro, dalle prime forme di polifonia fino ai giorni nostri. Anche il repertorio organistico si è spesso rivolto a queste melodie, rielaborandole in modi diversi nelle varie epoche. Il secondo brano che ascolteremo questa sera è una poderosa composizione organistica basata sulla melodia gregoriana del Te Deum Laudamus, celebre inno legato nella Chiesa Cattolica alle cerimonie di ringraziamento.
Il testo è al contempo una lode alle tre persone della Santissima Trinità, una dichiarazione di fede ed un insieme di suppliche e versetti tratte dal Libro dei Salmi. Anche qui il tema dell'universalità e della forza della fede appare esplicitamente in più occasioni. L'autore della pagina che ascolteremo è Max Reger, importante e particolarmente fecondo compositore tedesco di fine Ottocento, dedito alla musica organistica, il cui stile unisce ad un linguaggio armonico tardo-romantico, dal ribollente cromatismo il riferimento a forme e strutture musicali classiche, derivate dalla grande scuola barocca di cui egli si sentiva continuatore. Il suo Te Deum, opera 59, si distingue per un carattere grandioso, ma anche drammatico e teso, come tipico della maggior parte dei suoi lavori. È costruito come un dittico, nel quale un preludio dal carattere rapsodico toccatistico precede una elaborata fuga. L'inizio e la fine sono solenni e potenti, mentre la sezione fugata comincia con sonorità molto leggere, per svilupparsi in un crescendo progressivo di tensione emotiva e di volume sonoro, anche questa una caratteristica tipica di molte composizioni regheriane. Alla console del grande organo Mascioni della cattedrale siede sempre il nuovo organista della Cappella Civica, il maestro Riccardo Cossi. Thank you.
Mentre ringrazio ciascuno di voi per la vostra presenza, in modo particolare il Vescovo Emerito, Monsignor Avignani, presidenti di alcune commissioni, alcuni nostri sacerdoti, alcuni sacerdoti parroci della diocesi di Gorizia, le reverende suore e soprattutto voi che con interesse, e noi tutti con interesse, abbiamo seguito questa lezione veramente magistrale sulla Chiesa mistero e sul fondamento della grazia che ci unisce e ci porta verso la vocazione alla santità. Ricordo il prossimo appuntamento, il 22 marzo, mercoledì, sarà tra noi Sua Eminenza il Cardinal Müller, prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede. Il tema a lui affidato è la Chiesa Cattolica e Apostolica. Permettete che a nome vostro faccia gli auguri all'Arcivescovo, perché il giorno 19 marzo ricorda la sua consacrazione episcopale avvenuta dalle mani di un santo, Giovanni Paolo II. Ditemi la preghiera che conta di più. Vabbè, conta tutto. Buonanotte a tutti.